Alle 6 di questa mattina qualcosa non andava nel negozio sapore di mare, di via torbido. Penso che ci sia un uomo dentro che si muove, queste le parole del proprietario subito sopraggiunto. Non lasciava dubbi il buco che squarciava l'entrata laterale, soprattutto dopo il ritrovamento di una spranga di ferro nelle vicinanze. Tra gli scaffali si nascondeva lui, trentenne marocchino pregiudicato. Dopo aver messo a suo quadro la stanza, aveva tentato senza successo di estrarre la cassaforte. Denunciato per tentato furto aggravato, ora in attesa del giudizio, dovrà Osservare l'obbligo di dimora notturna nella casa della madre. Finale amaro anche per due ragazzi che qualche giorno fa sono stati protagonisti di alcune rapine. Un casco bianco, uno nero e un motorino rubato, questi gli strumenti che hanno scelto per la loro rocambolesca bravata. Prima in via Marsala hanno strattonato una donna facendole riportare una prognosi di sette giorni solo per strapparle la collanina d'oro. Neanche un'ora dopo i due si sono diretti verso Novaglie, si aggiravano con fare sospetto e le forze dell'ordine li hanno bloccati dopo una segnalazione di un cittadino. Uno nascondeva tra i vestiti un coltello ed è stato denunciato per porto abusivo di armi. Addosso al compagno invece è stata rinvenuta la rifurtiva, alcune collanine. Si tratta di un marocchino di 22 anni e di un minore tunisino. Per il primo è scattata la custodia cautelare in carcere, il secondo andrà invece nella comunità educativa di Treviso.